La ciurma! Io sono Mazzetes, benvenuti in questo nuovo episodio di Free to Play, dove analizziamo ogni settimana un videogioco che trovate gratuitamente sulla piattaforma Steam. Free to Play, quindi gratis, perché no? Questa settimana ci troviamo con The Way of Life, che è un titolo indie, carino, che mi è stato consigliato, voglio provarlo in anteprima con voi. Non l'ho ancora mai provato, giusto ho letto qualche recensione, ma nulla di che. Strada! Fatta. Se lo tirate dall'altra parte della strada, ragazzi, oddio. Oddio, cos'è sta roba? È il bimbo.
realtà anche il piccolo. Questo bassissimo. No! Oddio, è difficilissimo! Sugar Realm! Il regno... Eh sì, sono due punti e mezzo. Mannaggia! Cioè, è lo stesso identico posto. Solo che adesso è visto dal bambino e le macchine sono come... Se la lava con il nostro portante di nuovo. Oddio. No! No, ero riuscito a farne tre, ragazzi! Oddio, questo è ancora più difficile che la nostra vecchietta. No! Devo arrivare al regno dello zucchero! Mi posterò a diventare un vecchio diabetico! Vedo l'arrivo. Tanta lava sotto di noi. No, cos'è? No, mi è passato il drago sulla testa. Io guardavo per terra. Porca paletta. Dovrò fare attenzione anche a quello allora. Ecco. Ma dove passano quei draghi? Passano da per me. No, all'inizio no. No, ma... Ma non mi sono spostato. Vedete, non mi ha rotto il ratto. No! Oddio, anche i draghi, no, cioè, a saltare ce l'avevamo fatta, ma... I draghi... Un'altra cosa... Ma vaffanbrodo, cioè tipo parkour estremo questo. Preferivo il vecchio che almeno si fermava. Però lo tiravano sotto il ponte. Questo sarebbe già morto con 300.000 volte, sicuro. Cioè, ma di solito i bambini si fanno compagnia dagli adulti attraverso la strada, no? Tipo, dammi la manina! Invece questo no, vuole buttarsi da solo in mezzo all'autostrada con gli autostradati. Su serio! Però anche lui è tutto di d'accordo. Non so se ci sono degli altri personaggi. Ma, oh, non sono neanche più capace di saltare. Mi sono gasato così tanto che... Non riesco ad andare più avanti. Ma eravamo quasi arrivati prima, mannaggia, ne mancavano tipo 2 o 3. No, questo è errore mio, perché ho tenuto molto spazio per vedere se salta più lontano, ma no, non salta. Okay, facciamo questo quello.
Oddio. Ma no! Mi sono spostato! Cribbio! Allora, i primi... Mancavano tre! Oh, ma non sapete, ma mi sta venendo su una tensione. E se andassimo su di corsa, tipo... Non ci credo. Un donut enorme. I modi di vivere. Ragazzi, mannaggia, mi ha messo una tensione assurda quella del bambino. Io vi invito davvero a provarla perché... voglio provare quello del vecchio di nuovo, però per... Anche la musica è diversa, non c'è un po' di fare. Oltre ai colori, così è molto... poco... Si vede poco, la testa si muove molto lentamente... Ah, lui non va più all'ufficio, va un incontro con i suoi vecchi amici. Vai, 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 vecchio, vecchio, vai, vai, vai. Sì. E lui invece com'è che era? Ah, non c'è tutto il cuore.
insomma, in nessuna fase della vita alla fine sei paese, quindi non rubiamo e andiamo in ufficio. About, vediamo cosa dice. Ah sì, mi dimenticavo una cosa fondamentale, che è un gioco che è stato sviluppato dal Politecnico di Milano, quindi è un gioco italiano, un gioco carino, così tanto per passare, cioè per provarlo. Non è che sia un gioco che magari uno ci rigioca, però è carino, secondo me conviene provarlo, perché proprio la sensazione è diversa, cioè il muovere il mouse, il quanto si muove il vecchio, quanto si muove il bambino, la questione dei draghi, eccetera, eccetera. Io ve lo consiglio, si chiama The Way of Life. Per questo episodio è tutto, io vi invito a mettere un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto, a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. La mia pagina Facebook la trovate nel link in descrizione sotto il video. Io vi saluto, ciao ciurma, buona giornata!